Dunque, sono passati pochi giorni dalla inaugurazione del parco cosiddetto della pace. Voi del comitato Salvate l'aeroporto invece avete tutta una serie di dubbi. Che dubbi sono? Ma noi temiamo che questa sia una mossa per appropriarsi dell'area dal Molin e poi dare in mano gran parte del terreno agli imprenditori per lottizzare. Era il sogno probabilmente sepolto di molti imprenditori vicentini, forse ci stanno riuscendo. Ecco, anni fa ci fu l'assessore alla protezione civile, Sandro Bordin, che parlò di appetiti molto pressanti proprio su quest'area. Secondo voi è un materializzarsi degli spettri dell'assessore, dell'allora assessore Bordin? Certamente sì, e ci dispiace vedere che viene passata come una vittoria della città l'avere il terreno del Dalmolin quando è una grossa sconfitta per la città averla base. Voi avete dei dubbi anche su quelle che saranno le compensazioni? Ci sono delle cose che non vi convincono riguardo a questo argomento? Noi crediamo intanto che il parco non sia cioè il terreno, la parte est del Dalmolin non sia una compensazione ma un atto dovuto. Quali sono le compensazioni? Io non le vedo. La Complanare Nord assolutamente non è una compensazione, ma è un danneggiare ulteriormente la città per creare la viabilità per la base. Una vera compensazione sarebbe stata quella intanto di mantenere la pista aeroportuale e la realtà dei fatti è ben diversa secondo noi. Chi è stato eletto a Vicenza doveva lottare perché la base non ci fosse, non per le compensazioni. Noi siamo andati al tavolo delle compensazioni solo per sentire che cosa volevano fare e per capire variati se era intralazzato. Ecco, un'ultimissima questione, riguarda invece il contenuto, del famoso ordine del giorno all'interno del quale in qualche maniera erano indicate quelle che appunto dovevano essere una sorta di compensazioni. Voi mi pare di capire che sosteniate che addirittura quelle poche richieste contenute in quell'ordine del giorno famoso, con una piazza dei signori gremita che tutti ricordano, sia stato praticamente disatteso o mi sbaglio? Certo che sì, perché abbiamo perso l'aeroporto, abbiamo a nostro carico tutte le spese inerenti ai sottoservizi della base e nessuno parla. Abbiamo a nostro carico le spese per le strade e dove sono le compensazioni che ha ottenuto Variati? Variati è stato eletto per il no alla base, quindi doveva trattare con Costa il no alla base, non le compensazioni. Questo è il problema di fondo. Ha tradito Vicenza e i vicentini che lo hanno eletto.